Sono 20 anni che Tirreno Power festeggia tappe. C'è stata Roma, ci sarà Civitavecchia a luglio, ci sarà Napoli e adesso c'è Savona. Una sede storica questa, meravigliosa. Non parleremo soltanto di energia, non celebriamo soltanto un compleanno, ci saranno grandi ospiti, parliamo di arte, parliamo di futuro e proviamo a parlarne con un grande fotografo, lo faremo con uno psicanalista, lo faremo anche grazie al teatro. Il cambiamento può essere molto positivo, anzi è positivo, se porta con sé una trasformazione profonda e armoniosa. E parleremo ovviamente anche dell'energia, energia che trasforma il nostro modo di vivere e le nostre relazioni. Siamo all'interno di una di queste classiche casette che tutti magari un po', per chi ha viaggiato, ha avuto la fortuna di vedere di persona, altrimenti abbiamo visto un po' nei libri di storia, le classiche, i classici boma, quelle, qua ci troviamo nel nord della Tanzania, zona Masai principalmente, dell'etnia Masai, queste casette di fango e paglia e di legna dove ancora si utilizza il fuoco per scaldarsi e per cucinare, e quella poca energia che è a disposizione viene utilizzata per un'attività che in quelle famiglie, in quelle zone ritengono più importante, che è la comunicazione. Una delle cose appunto che è venuta fuori infatti nei racconti che poi nelle interviste che facevamo era: non è la luce nella mia capanna che cambia la mia vita, ma è il collegamento con il mondo. Tornando alla fotografia, l'immagine, la riflessione appunto che c'è l'energia, la priorità è quella di poter comunicare, ma l'energia non è sufficiente a sostituire il falò, quindi a dare qualcosa che per noi consideriamo una cosa primaria, il calore e la luce. L'energia, la disponibilità di energia in effetti trasforma il nostro modo di vivere. Ora, gli obiettivi, lo sapete, dell'Agenda 2030 sono 17, ma tutto sommato se ci pensiamo, cioè, tutti devono passare attraverso l'obiettivo di sviluppo numero 7, cioè quello del tema dell'energia. La trasformazione significa acquisire una forma nuova, dare una forma nuova alla nostra vita individuale, alla nostra vita collettiva. E da questo punto di vista noi siamo obbligati alla trasformazione. Se pensiamo anche agli stadi evolutivi, sono fasi critiche, quindi c'è un'associazione che ogni volta si ripresenta tra adolescenza, vita adulta, crisi e necessità della trasformazione. Non siamo noi che scegliamo la trasformazione, ma è come se la trasformazione fosse imposta dalla vita stessa. Cosa significa essere un vero erede? Significa essere audaci, intraprendere un viaggio, rischiare il viaggio. E significa rischiare l'erranza, anche nella vita delle organizzazioni. Se non c'è erranza, se non c'è viaggio, se non c'è movimento, se non c'è rischio, se non c'è audacia, non c'è trasformazione. La meccanica quantistica, questa scienza dell'infinitamente piccolo, così difficile da capire, in realtà entra nella nostra vita quotidiana più di quanto riusciamo a immaginarci. Noi ce ne serviamo tutti i giorni, senza saperlo, senza capirci nulla. Il cellulare, il laser, la risonanza magnetica, anche una semplice lampadina. Ce ne serviamo tutti i giorni, senza capirci nulla, senza saperlo, anche se ce la spiegano. Lingua sconosciuta ai più, ma lingua di tutta la divinità. E da tempo immemorabile, usata dai poeti. Potrebbe esserci, potrebbe non esserci. Questa è la meccanica quantistica.